Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovo episodio dedicato alla carriera allenatore challenge con le figurine calciatori Panini. Prima di cominciare ragazzi vi faccio un piccolo appunto per quanto riguarda l'episodio precedente. Non mi sono accorto che mancava una partita alla fine del campionato e quindi la situazione in classifica per l'Hellas Verona poteva variare perché c'era l'Atalanta a poco distacco, così ho simulato l'ultima partita da allenatore del Lecce perché mi hanno esonerato e comunque noterete che la situazione in classifica non è cambiata, ma chiaramente è cambiato il punteggio, quindi qui magari a schermo vi lascerò la nuova classifica aggiornata. Per il momento abbiamo fatto poche squadre, la serie chiaramente continuerà grazie anche ai vostri consigli, perché per quanto riguarda i ruoli ragazzi abbiamo scoperto un'altra lacuna di FIFA, che la FIFA è veramente pieno di robe insopportabili. Cioè se tu metti un giocatore sulla destra come esterno destro ed è un terzino destro, il computer te lo toglie. Se io lo metto lì, lascialo lì, cioè perché devi fare le tue sostituzioni? Non lo so. Comunque, è sempre in via di aggiornamento questa serie, anche oggi abbiamo una nuova regola, molto interessante secondo me, visto che dobbiamo fare le scelte a ogni pacchetto, un titolare e un sostituto, alla fine dell'apertura avremo la possibilità di fare uno scambio tra i titolari e i sostituti, così da gestirci meglio magari i titolari, perché effettivamente nello scorso video avevo Cragno in panchina e un portiere della Serie B titolare, potevo tranquillamente magari scambiarli, perché tanto sapevo che il gioco avrebbe messo Cragno come titolare, quindi magari facciamo uno scambietto così per migliorare i titolari. Io direi di non perdere tempo, signori, e andiamo ad aprire i nostri pacchetti. Ovviamente, ragazzi, se vi siete persi gli episodi precedenti, andateli a recuperare, perché tanto li trovate, come al solito, sul canale. Mi raccomando, recuperateli se vi piace la serie. Andiamo avanti con il primo pacchetto, il pacchetto che sceglierà la squadra con la quale andremo a fare la carriera allenatore. Ovviamente il primo pacco, che è già mezzo aperto, sarà per il mercato di riparazione. Io ho visto, incredibile comunque, è pazzesco, il Lecce. Ragazzi, oggi carriera allenatore con il Lecce. Passiamo subito al primo pacchetto, ragazzi. La prima figurina sono tre giocatori della Juve Stabia. Poi abbiamo Mattia Destro per quanto riguarda l'attacco del Bologna. Abbiamo Raja Nainggolan, però io questa la considererei una carta speciale. Proseguiamo. Abbiamo Gastaldello del Brescia. Romario Benzar del Lecce. E tre giocatori del Pordenone. Mi gioco già la carta speciale? Io mi gioco già la carta speciale, ragazzi. Nainggolan come titolare e Benzar come sostituto. Cioè non posso lasciare uno spazio a Gastaldello e Destro. È vero che poi posso fare un cambio, però va bene così. Rinforziamo il centrocampo che un po' ce n'è bisogno. Andiamo con il secondo pacchetto. Speriamo di non trovare Nainggolan normale, perché sennò veramente l'ho bruciata la carta speciale. Tre giocatori dello Spezia. Mezzo bus del Bologna. Rafael Leao del Milan. Interessante. Attenzione al portiere, Da Costa del Bologna. Ah sì, dicevo Cancelo, cosa c'entra Cancelo, però era dell'anno scorso. Handanovic come portiere, Stefano Sensi come centrocampista e tre giocatori dello Spezia. Ma io qua ragazzi direi di andare come attaccante Leao, me lo prendo tra i titolari e metterei Sensi a centrocampo come sostituto. Per il momento ancora il portiere non lo scegliamo. Ancora il buon Alessandro Matri nel terzo pacchetto. Lo stemma della Juventus, mezza squadra del Cagliari. Luca Cigarini del Cagliari. Giocatori della Spalma sono giocatori speciali. Virtus Entella, tra giocatori della Virtus Entella. Porca miseria. Io direi di andare, ragazzi, a questo punto con Luca Cigarini per quanto riguarda il centrocampo e Alessandro Matri per quanto riguarda l'attacco. Matri ce lo dobbiamo portare sempre, eh? Pazzesco. Mezzo bus della Juventus, non l'avevo ancora trovato, non me lo ricordo. Duvan Zapata, va bene anche questo attaccante, non c'è nessun problema. Mezzo stemma della Fiorentina. Tre giocatori del Benevento, tre giocatori del Venezia. E poi abbiamo come centrale Filippo Romagna. Io mi porto Filippo Romagna come sostituto e Duvan Zapata come titolare. Beh, comunque Leao e Duvan Zapata come attaccanti, come coppia d'attacco, per il momento non è male. Bisogna vedere appunto Leao come lo mettono, se attaccante o alla sinistra. Non me lo ricordo sinceramente. Andiamo avanti con un altro pacchetto. Abbiamo Sottil della Fiorentina, la squadra del Pordenone. Stemma della Spal. Poi che abbiamo? Dimmi che è Felipe. Sì, è Felipe della Spal.
e Milinkovic Savic, ragazzi. E poi abbiamo anche Rasmussen della Fiorentina. Milinkovic Savic a centrocampo, Felipe tra i sostituti. Ricordiamoci, ragazzi, che a fine apertura posso fare uno scambio, quindi se ho un centrocampista in più, magari posso scambiarlo con Felipe o con un altro difensore, magari Romagna. Andiamo avanti con un altro pacchetto. Abbiamo Chabot della Sampdoria. Lo sto provando su FIFA, ragazzi, è veramente tanta tanta roba. Mandragora a centrocampo, Mario Balotelli, ma ormai la carta speciale l'ho utilizzata. Per quanto riguarda il Brescia, abbiamo Tremolada, Davide Biraschi. Per quanto riguarda il Genoa, questa carta speciale ormai non posso più prenderla. Niente, dai, per fortuna che c'è un centrale difensivo dentro Chabot. Io, ragazzi, prenderei Biraschi come sostituto. Andiamo avanti, ragazzi, siamo al quintultimo pacchettino. Maglia del Genoa, del Genoa, sì. Sembrava di aver visto Bologna, poi non so che cosa mi ha preso. Cremonese, tre giocatori della Cremonese, stemma del Torino, vi prego datemi dei giocatori. Chi abbiamo qua? Soriano, Cornelius e Mimmo Criscito. Mimmo Criscito va assolutamente in squadra, nei titolari, e Soriano tra i panchinari. Abbiamo mezzo bus della Lazio, Senad Lulic. Il campionato, se non ho visto male, Artur Ionita del Cagliari, Lorenzo Insigne e Danilo D'Ambrosio. Allora, ragazzi, puttanica vigliacca. Io sono indeciso se prendere Insigne, ma Insigne non puoi lasciarlo lì. Prendiamo Insigne e D'Ambrosio. Insigne tra i titolari e D'Ambrosio tra i sostituti. Forse D'Ambrosio riusciamo a scambiarlo in qualche modo, ragazzi. Abbiamo Paias del Genoa. Mezzo bus del Parma, mezzo bus del Genoa. Vedete i calciatori? Che è secco. No, è Samir. Ok. Antonio Sanabria. Diego Laxalt. Ah, niente, mi piglio Samir titolare. Sapete, ragazzi, che lascio Sanabria a casa, mi piglio Laxalt. Mancano due pacchetti, siamo andati belli spediti. E vediamo un po' cosa abbiamo. Il giovane Pedro della Fiorentina. Babacar del Lecce. Tre giocatori del Crotone. Carta speciale Fabio Quagliarella e Duvan Zapata. Grégoire Defrel. Luca Ranieri. Oh, merda. Se non erro, questi sono portieri, infatti. Kordaz. Prendo Kordaz come titolare, raga, che ne sa di Serie A. Poi prendo Grégoire Defrel come sostituto. Grégoire Defrel che abbiamo già utilizzato praticamente e subentrava parecchio. Almeno ci siamo fatti... Il portiere, ragazzi, servirebbe adesso un difensore centrale in questo pacco, perché così abbiamo la difesa a posto. Voi non ci crederete mai, ragazzi. Non ci crederete mai. Secondo me questo Lecce può vincere qualcosa. Guardate un po'. De Ligt, raga. De Ligt. Sembra fatto apposta. Incredibile. Incredibile. Ci ha salvato il sedere nell'ultimo pacchetto. Mezzo bus del Genoa e mezzo bus del Sassuolo. Poi abbiamo allenatore Paolo Zanetti dell'Ascoli e Pippo Inzaghi del Benevento. Vavro. Due. Ma incredibile. Ma è pazzesca sta cosa, raga. È veramente, ma veramente pazzesca. Tre difensori centrali. Io prendo tra i titolari De Ligt e Romagnoli tra i sostituti. Andando a vedere le nostre scelte, gli unici papabili. Consideriamo un 4-3-3. Consideriamo un 4-3-3. Non mi ricordo come è messo Leao. Kordaz in porta. De Ligt, Samir. Ah, ok. Io toglierei a questo punto, visto che qui abbiamo Cigarini, io toglierei Samir, raga, perché ho Chabot, De Ligt in difesa, Criscito a sinistra, mi manca il terzino destro, e poi subentrerà sicuramente Romagnoli, secondo me. Io prendo D'Ambrosio perché mi manca il terzino destro, e tolgo Samir, tac, faccio così, ragazzi. Possiamo andare a fare l'11 titolare su FIFA. E questo, ragazzi, è l'11 titolare che ho scelto quest'oggi. Non è male. Forse è uno dei migliori 11 che abbiamo avuto fino adesso. La linea difensiva lascia un po' a desiderare. Però credo e spero che il gioco cambi Chabot magari molto spesso con Romagnoli. Dato che tra i difensori centrali è decisamente il migliore. Io mi aspetto un Romagnoli che giochi quasi sempre con De Ligt, sinceramente. Non so che altri cambi si possono fare. Come potete notare, ho tolto tutti i giocatori del Lecce. Avevano degli overall discreti, ma ho preferito toglierli.
Per quanto riguarda il centrocampo, ho qualche dubbio, raga. Cioè, in realtà ho qualche dubbio per quanto riguarda il modulo, perché anche il 4-3-3 con Insigne a sinistra, Zapata e Leao a destra poteva essere un buon compromesso, ma questo forse è il migliore, perché Insigne, appunto, fa la T, raga. Nainggolan è COC, ma potremmo spostargli il... Non lo so. Non lo so, ragazzi. Forse se mettiamo Milinkovic qua è meglio. E mettiamo... E abbassiamo un pochettino Cigarini, magari. CDC. Boh. Speriamo. Io andrei a simulare, ragazzi, fino a gennaio. Vediamo com'è l'overall allenatore. Vediamo com'è... com'è la situazione in classifica. E vediamo se rimanere così. Incrociamo le dita. Speriamo. Preghiamo di non avere troppi problemi. Perché se no inizio a pensare che possa essere un problema delle squadre magari medio-basse. Non lo so, raga. Non ho mai avuto così tanta paura di premere un tasto, ragazzi. Basterebbe premere il tondo per vedere la posizione in classifica del Lecce e la situazione del nostro allenatore. Andiamo. Sono delusissimo. Ragazzi, qua mi sa che... Ci esonerano di nuovo. Mi sa che ci esonerano di nuovo. Allora, come si può ben vedere, siamo dodicesimi a 20 punti. Dodicesimi a 20 punti. 6 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte con quella squadra. Andiamo a vedere un attimo come stanno andando le cose. Chi sta giocando, eccetera, eccetera. Crescito gioca. De Ligt gioca e Romagnoli ogni tanto, quando gli gira. Ok, D'Ambrosio, è stata forse una buona scelta quella di metterlo sulla destra. Milinkovic-Savic gioca, però, cioè, guardate ragazzi. Cioè abbiamo 4 centrocampisti, non hanno fatto un gol. In 4 non hanno fatto un gol. Insigne ne ha fatti 5, Zapata 14. Segniamo pochissimo. De Frel 14 partite e 0 gol. Allora, cambiamo il modulo. Cambiamo il modulo perché così effettivamente non ci siamo. E io a questo punto andrei sul 4-3-3 a vedere se si può sistemare la faccenda. 4-3-3 offensivo farei. Così, ragazzi. Nuovo modulo e vediamo se così può funzionare. Ma credetemi, ho paura di venire esonerato di nuovo. Speravo che i miei giocatori segnassero di più, sinceramente. Leao verrà sostituito spesso. Ragazzi, ci vediamo a fine anno. E credo con una brutta notizia, di nuovo, per un altro episodio. Un altro esonero. Non me lo meritavo, sinceramente. Ah, ovviamente mi ero dimenticato del pacchetto riparatore. Il pacchetto di riparazione. Vediamo se ci può essere un acquisto che ci aiuta. Un ala destra non sarebbe male. Qui abbiamo 3 giocatori del Benevento. Mezzo bus del Napoli. La squadra del Perugia, ragazzi. Voi come al solito li vedrete un po' male. Abbiamo De Sena, Rodriguez e Vecino. Dato che Rodriguez non gioca più neanche in questa squadra, Vecino potrebbe essere la scelta giusta, raga. Ce la dovrebbe cavare in qualche modo. È anche il suo modulo. Lì al posto di Cigarini. Sì, al posto di Cigarini. Non credo che verrà sostituito. Non so neanche se abbiamo i soldi. Scambio giocatore. Abbiamo Laxalt che si è lamentato. Quindi potremmo provare a metterglielo in contropartita. Così togliamo uno scontento. Laxalt ha chiesto di giocare di più. Perfetto, ragazzi. Stiamo acquistando Vecino. Si potrebbe provare addirittura a mettere quello di contenimento. 4-3-3 di contenimento. No, io resto così. Resto con questo modulo, tolgo Cigarini e metto Vecino titolare. Chissà che così non mi dia un pochettino più di equilibrio al centrocampo. E spostiamo Nainggolan da trequartista, che in qualche episodio fa Nainggolan aveva segnato molto. Aveva segnato molto, mi stupisco del fatto che non stia segnando qui. Comunque, raga, come detto prima, ci vediamo a maggio e ho paura. Credo... Ho una brutta sensazione. Signori, siamo a maggio e non mi è arrivata la notifica di esonero, quindi forse ci hanno salvati le chiappe. Oh mio Dio. Fra! Ottavi!
Ci siamo salvati le chiappe e abbiamo sistemato anche un po' la situazione, raga, così forse. Mamma mia, ottavi, va bene, ottavi. Tra l'altro anche l'Hellas Verona era arrivato ottavo, ma con un altro punteggio. 56, 57 punti abbiamo fatto, 17 vittorie, 16 pareggi, 15 sconfitte. Ci siamo ripresi, raga, eh. Ci siamo ripresi con il cambio di modulo, se solo l'avessi fatto prima, forse. Se solo l'avessi fatto prima. Io non so perché ho 50 de overall allenatore, ma non mi interessa. Allora, vabbè, chiaramente Cordaz gioca, Romagnoli e De Ligt si è infortunato, peccato, che sfortuna. Vediamo se i gol sono aumentati. Vesino, fortuna che l'abbiamo preso. Milinkovic non segna, Nainggolan non segna, ha segnato Insigne, un po' Rafael Leao, bene Duvan Zapata e un pochettino De Frel. Strano che questi centrocampisti non abbiano segnato, ragazzi, però alla fine... ci siamo ripresi e non abbiamo rischiato, vabbè, l'esonero l'abbiamo rischiato lo stesso, però sono contento di aver visto questo Lecce con questo 11, almeno ottavo, molto lontani comunque dalla zona Europa e credo comunque ultimo in classifica. Però è stata una bella esperienza, raga, e interessante anche il cambio di modulo tra un, diciamo, tra gennaio e la fine del campionato. Forse se avessi usato prima questo modulo mi spaventava molto Leao, sono sincero, mi spaventava Leao, avevo paura che si lamentasse, non lo so, vabbè, ormai col senno di poi è inutile parlare. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete altri consigli datemeli, noi ci vediamo al prossimo video, se non vi piace commento consiglio, alla prossima, ciao a tutti ragazzi.